Un unico grande insediamento urbano, una megalopoli che racchiude nella natura i segni dell'attività umana. Questa è la Lombardia come appare dall'alto. Spazi verdi si alternano a borghi, ville, paesi, opifici. In una trama di riverberi d'acque, di fiumi e di laghi, di luci e colori, ora cancellate da nebbie gelide, ora sfumata da foschie torride. Bergamo. Posta sulla sommità di un colle, conserva ben visibili le cinquecentesche mura venete che delimitano l'insieme urbanistico della città alta. La torre del comune, il duomo con la cupola ottocentesca, la chiesa di Santa Maria Maggiore, con addossata la cappella con leone. Como. Si specchia sulle acque del suo lago stretto tra le catene non interrotte di monti. Lungo le rive centri turistici come Bellagio, Menaggio, Cernobbio. Nel tessuto urbano si evidenzia la cattedrale. Monza, borgo antico e nobile, come detto dal Manzoni nei Promessi Sposi. La parte antica racchiude il Duomo che riassume le vicende della vita e dell'arte della città. Nella zona periferica sorge la settecentesca Villa Reale, opera dell'architetto Germarini. È concepita come palazzo legato alle tradizioni della corte di Vienna e di Versailles. È questa l'ultima pausa di verde. Più oltre, l'edilizia civile ed industriale si infittisce modificando il contorno dei paesi ed il rapporto con la campagna. Milano, piazza del Duomo, tipica piazza all'italiana. Da qui è partita la crescita della città. Il Duomo, questa grande cattedrale gotica, è ancora oggi il simbolo concreto della società milanese. I lavori cominciarono nella seconda metà del 300 e durarono ben 5 secoli in una commistione di tecniche, di stili, di gusti e di collaborazioni a testimonianza della fattiva presenza della collettività nella gestione dell'opera. Cinque secoli di lavori che il milanese ha racchiuso in un'espressione del linguaggio corrente, fabbrica del Duomo, per indicare un'opera che non finisce mai. Dedicato a Maria Nascente, ne reca l'immagine in oro nella guglia maggiore, la Madonnina. Da ogni lato e tutto intorno, nicchie, pinnacoli, statue di santi, una vera foresta di pietre. Accanto al Duomo, il Palazzo Reale neoclassico, costruito dal Piermarini nel 1778. Sorge sul luogo dell'antica corte ducale dei Visconti ed è quasi sempre adibito ad ospitare mostre e rassegne d'arte. Dalla parte opposta, la Galleria Vittorio Emanuele II del Mengoni, battezzata il Salotto di Milano. Coperta di vetrate che poggiano su strutture di ferro, è della seconda metà dell'Ottocento. Piacque tanto e divenne subito punto d'incontro della vita artistica milanese. Si racconta che i tenori e baritoni in cerca di scritture, passeggiando al centro dell'ottagono, fingendo di schiarire la voce, emettessero vocalizzi di richiamo. Parco Sempione è chiuso da un lato dall'Arco della Pace e dall'altro dal Castello Sforzesco. Come il Duomo, anche il castello è il frutto di ben 6 secoli di costruzioni e rifacimenti. L'operosità milanese ha radici profonde, tal quale il proverbio meneghino fare e disfare è tutto lavorare. Voluto da Francesco Sforza, sorge sui resti del castello visconteo di Porta Giovia. Quadrangolare, fu costruito in cotto, con agli angoli torrioni in pietra bugnata. Nella parte interna vi sono ben 3 cortili. Musei civici ed istituzioni culturali trovano qui la loro sede, contribuendo in tal modo al recupero del monumento nel tessuto urbano. Le colonne di San Lorenzo provengono da un tempio o palazzo d'età tardo-romana. Fanno da cornice alla omonima basilica paleocristiana che conserva nella parte retrostante un armonioso gioco di volumi.
Basilica di Sant'Ambrogio, facciata a capanna con 5 grandi archi. Un quadriportico precede l'ingresso. Ai lati, 2 torri campanarie. È un esempio di architettura romanico-lombarda. I capitelli, le arcate e i portali sono ricchi di sculture e fregi. Del Rinascimento lombardo è invece Santa Maria delle Grazie. Nel refettorio dell'antico convento si trova l'affresco della celebre cena di Leonardo. Le absidi sono opera del Bramante. San Babila, basilica romanica. Sparisce quasi nel tessuto urbano, posta com'è con la piazza omonima alla convergenza di ben 9 strade. Piazza della Scala. Su un lato vi si affaccia il 500esco Palazzo Marino, opera dell'Alessi, con davanti il monumento a Leonardo da Vinci e sul lato opposto il celebre teatro alla Scala, opera del Piermarini. È il più famoso teatro lirico del mondo. Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi qui ebbero consacrato il loro genio musicale. Ben si addicono le note verdiane alle pittoresche case dei quartieri lungo i Navigli. La darsena di Porta Ticinese era un tempo il porto, perché posta alla confluenza dei corsi d'acqua che dai laghi defluivano al Po. Ora ha mutato la sua originaria destinazione. Nel verde d'un parco all'inglese si trova la neoclassica Villa Reale. Ospita la Galleria d'Arte Moderna. Milano è ricca d'arte e di storia, ma è soprattutto ricca di iniziative sociali e commerciali che l'hanno portata ad assumere il ruolo di la più europea delle nostre città. Già all'inizio degli anni 60, nel tentativo di decongestionare il centro storico, ha dato il via al centro direzionale, contribuendo a mutare in parte l'aspetto edilizio generale. Tali cambiamenti, privandola di alcuni dei suoi caratteri originari, non l'hanno fatta più bella, ma in compenso è diventata creatrice di bellezza. La ricerca del bello, ma anche del pratico e del durevole, l'ha spinta verso il design. L'artigiano, con il suo proverbiale buon gusto e l'innato senso artistico, è passato dalla bottega all'industria, trasferendo qui la sua estrosa genialità. E Milano, nel suo perenne moto di fare e disfare, è stata la principale artefice del successo del Made in Italy. Negli anni 30 l'emblema futuribile della città era rappresentato dalla Torre Littoria, poi ribattezzata Torre del Parco. Negli anni 90 il suo emblema futuribile non è più un'opera sia pure avveniristica come il centro Milano Fiori, ma il confronto con il futuro europeo che l'attende. Il poeta greco Alceo, nel VI secolo a.C., recitava che «Non le case dei bei tetti, non le pietre di mura ben costruite, non i canali né le banchine fanno la città, ma gli uomini capaci di sfruttare l'occasione». Sembrano versi scritti per Milano. Quali diversità tra le regioni italiane? La Lombardia, tutta proiettata verso il futuro. L'Umbria, che tiene come punto di riferimento il suo passato. Un passato presente nei suoi paesi ancora medievali, sparsi sulle colline, nella campagna aperta a grandi spazi. Nelle città che conservano il tipico impianto del Foro Romano, con la piazza che ospita il potere politico e quello religioso. Nell'artigianato che è stato l'elemento catalizzatore tra gli insediamenti di campagna e i centri urbani.
Un passato che ha aiutato la regione a crescere, creando un sistema di città indipendenti, con un artigianato differenziato, attento alle esigenze commerciali, ma non dimentico delle esperienze tecniche del passato. Spoleto. L'antica capitale del Ducato Longobardo si stende ai piedi di Montelupo. È dominata dalla Rocca, eretta nel IV secolo da Gattapone da Gubbio, artefice anche del Ponte delle Torri, opera di ingegneria idraulica. Il Teatro Romano risale al I secolo d.C. e conserva, per buona parte, la pavimentazione dell'orchestra. Vicoli, cortili, archi guidano alla scoperta dell'ambiente medievale. Il Duomo, costruito in stile romanico nel XII secolo, venne modificato nel XVII. La parte centrale della facciata, con i 5 rosoni, risale al 1198, mentre la parte superiore, con il mosaico bizantineggiante, è successiva. Ogni anno, per il Festival dei Due Mondi, la piazza si trasforma in un incomparabile teatro e la città tutta diventa un palcoscenico di musica, prosa, danza. Perugia, l'arco etrusco, una delle 5 porte che si aprono lungo le mura e che immettono alla piazza centrale. Nella piazza grande della Perugia medievale si fronteggiano il Palazzo dei Priori, costruito in forme gotiche tra la fine del 200 e la prima metà del 400, e la Cattedrale di San Lorenzo. Al centro, la più bella fontana del 200, realizzata da Nicola e Giovanni Pisano, in collaborazione con Fra Bevignate da Perugia. Come un tempo, ancora oggi la fontana e la piazza sono punto d'incontro di giovani perugini e studenti che frequentano l'università per stranieri. La chiesa di San Francesco, con accanto l'oratorio di San Bernardino. La facciata, disegnata e scolpita da Agostino di Duccio nella seconda metà del 400, è forse la più raffinata espressione del Rinascimento umbro. Popolata di angeli musici, esalta nella lastra marmorea una spazialità piena di luce. Se il centro storico ha conservato l'impronta urbanistica medievale, i quartieri fuori le mura hanno adattato il monumento alle quotidiane esigenze. Così le condotte idriche del XIII secolo che portavano l'acqua da Montepacciano alla fontana di Piazza Grande sono state adattate e trasformate in passaggio pedonale. La pianura irrigua, spesso ricavata dalle bonifiche delle acque del Tevere, ha come sfondo il digradare delle colline con casolari sparsi e borghi ancora cintati di mura. Il rapporto pianura-collina, immutato da secoli, negli ultimi decenni ha subito qualche cambiamento con l'avvento della piccola industria nelle vallate. Gubbio. Il teatro romano del I secolo d.C. sorge a valle circondato dai nuovi insediamenti dell'artigianato. A monte il centro storico è rimasto indenne nella sua aerea immagine scenografica. Sulla piazza della Signoria si fronteggiano il Palazzo Pretorio e quello dei Consoli. Motivi architettonici e decorativi si sviluppano su tutte le facciate.
Il paesaggio umbro è dolce, a misura d'uomo. Un uomo, l'umbro, dolce ma anche bizzoso, imprevedibile. Solo così si spiega che il pensiero più rivoluzionario del Medioevo, nel campo religioso, sia esploso qui, ad opera di due umbri, San Benedetto da Norcia e San Francesco d'Assisi. Un pensiero così dirompente da trasformare gli uomini e sovvertire l'ordine delle cose. E se l'eremo delle carceri mutò in qualche modo le pendici del Monte Subasio, la Basilica di San Francesco in Assisi ha mutato il tradizionale assetto urbanistico della città. Costruita dopo la morte del santo, nella seconda metà del 200, è a due piani. Le decorazioni interne sono i capolavori di Giotto, Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti. Nella piazza del comune sorge il Tempio di Minerva. Risale al primo secolo avanti Cristo e venne trasformato in chiesa nel 500. A fianco il palazzo del capitano del popolo del XII secolo e di fronte il palazzo dei priori del XIV secolo. La cattedrale di San Rufino, costruita intorno al 1140. Al suo fronte furono battezzati San Francesco, Santa Chiara e Federico II di Svezia. La Rocca Maggiore è l'antica cittadella del feudalesimo tedesco, residenza appunto di Federico II. Ai suoi piedi, vie e quartieri medievali, pressoché intatti, evocano suggestive atmosfere del passato. Ritorna alla mente il cantico di Frate Sole. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizioni. A te solo, altissimo, se confano, et nullo omo e ne digno te mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo Frate Sole, lo quale iorno ed allumini noi per lui. E te lui è bello e radiante con grande splendore, e te altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento e per aere nubilo e sereno e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba.